Ciao a tutti, diavoletti! Oggi siamo qui su questa spiaggia perché lì dentro, dentro quegli scogli, si nasconde una famiglia di gattini! Eh sì, veri e propri gatti! E venite a sentire! Oh mio Dio! Stanno strillando tutti insieme! Quanti gatti saranno? 100 gatti? Tutti diversi, tutti di un colore diverso! Anche di diverse dimensioni! Oh! Ci saranno anche dei gattini piccolini! Gattini piccoli come la mia mano! Mi senti? Il verso si sta facendo sempre più forte perché secondo me ci stanno sentendo! Dobbiamo trovare un metodo per farli uscire tutti da qui! E che ansia! E se aggredissero il nostro cagnolino perché sono aggressivi? Dobbiamo stare molto attenti! Pensiamoci bene perché io ho molta paura! Se li facciamo uscire potrebbero aggredirci! Ma... Vinci, non possiamo andare via, e sai perché? Perché quei gattini sono negli scogli da tanto tempo. Non possono restare bloccati lì dentro per sempre. Pensa ai gattini piccolini che stanno lì dentro e sono nati lì dentro. E se non avessero mai mangiato? Tanto, dobbiamo aiutarli. Eh sì, andiamo. Diavoletti, ci siamo avvicinati di nuovo. E li sentite? Stanno strillando. Però secondo me sono dei gattini in pericolo. Gattini che hanno bisogno di aiuto. Secondo me hanno tanta fame. Cosa possiamo fare per loro? Hai cibo per gatti? No, ma posso andare a prenderlo. Ok, vai a prendere cibo per gatti, io resto qui. Ok. Diavoletti, Vinci è andato un attimo a prendere il cibo per gatti. E io sono rimasto qui da solo con il nostro cagnolino. I gattini stanno continuando a strillare. Li sentite? Stanno qui dentro da tanto tempo, che carini. Oh, gattini! Cerchiamo di farli uscire. Almeno ne vediamo uno. No, non funziona questo metodo. Ma aspetta, aspetta, aspetta. E se questi gattini uscissero e aggredissero il nostro cagnolino? Questo significa che stiamo in pericolo. I gattini stanno continuando a strillare. Quando viene Vinci? Questa situazione è molto pericolosa. Ok, con questo cibo per gatti faremo uscire tanti gattini da lì dentro. Ma Vinci, sei sicuro di volerlo fare? Sì, Anto, voglio vedere tutti i gattini. Sì, anch'io voglio vedere tutti i gatti, tutti i colori diversi, gattini piccolini. Ma se uscissero e facessero del male al nostro cagnolino? No, dai, Anto, non sono così cattivi. Non lo so, comunque sono sempre gatti randagi. Allora apro questo cibo per gatti... E loro dovrebbero sentire l'odore e dovrebbero uscire? Sì. Io lo metto qui, no? Ecco il cibo per gatti. Lo metto vicino al buco. Fra 3, 2, 1. Gattini! Vinci, Vinci, Vinci. Quando sentono l'odore? Quando sentono l'odore? Senti qualche gattino uscire? Potrebbero uscire da un momento all'altro. Secondo me stanno decidendo se fidarsi o meno. Esatto. Glielo metto più dentro? Fai attenzione. Vinci, se mi mordessero le mani? Infatti. Oh, ho paura, ho paura. Tanto, guarda, ce n'è uno lì. Oh mio Dio, Vinci! È un gatto che sta dormendo. Secondo me è uno dei gatti più grandi. Sarà il papà, la mamma, non pensi? Il nonno? Boh. Ok, ci avviciniamo con la vaschetta. Gattina? Vinci? Oh, non piangere, se no lo svegli. Ok, gattino. Si è svegliato. Ho visto il cibo. Qui abbiamo del cibo per te. Non ti attaccare, per favore. Per te e la tua famiglia. Glielo metto qui, glielo metto qui. Vediamo se viene. Vieni qui, c'è cibo per te. Oh, non piangere. Non fare il fifone. Il gatto qui non scende. Secondo me non si fida. Glielo metto vicino. Vieni, vieni. Glielo metto qua. Va bene qui? Sta sbadigliando ancora? Che carino! Secondo me ha tanto sonno e ha tanta fame. Vinci, ho un'idea. E se provassi a metterglielo più vicino? Sì, ma devi stare molto attento. Ma che bello, abbiamo trovato la mamma o il papà, non si sa! O il nonno. Ok, provo a metterglielo più vicino. Stai attento. Mi potrebbe anche mordere la mano. Vado, vieni gattino, vieni. Gliel'ho messo qua. Ok. Così magari si fida di noi e ci conosce. Che carino, sta mangiando.
Ehi, gattino! Noi vogliamo vedere i tuoi figli, ce li fai vedere? Diavoletti, adesso non sta più mangiando. Si sta facendo un bel riposino. Vabbè, ma se abbiamo trovato la mamma o il padre, significa che questo gatto si sta fidando di noi. Adesso andiamo a vedere se sono usciti da quel buco. Vinci? Diavoletti, ci siamo avvicinati a questo buco? E guardate! Come ha fatto ad essere vuota? Significa che i gattini sono usciti e hanno mangiato la scatoletta. E sai perché? Perché eravamo troppo occupati con quel gatto. Era la mamma o il padre, non si sa, o il nonno. Ma i gattini sono usciti, che carini! Li volevo vedere! Ho una piccola idea. Questa applicazione traduce quello che dici nella lingua dei gatti. E adesso gli chiediamo a quel gatto: dove sono i tuoi figli? Vado. Dove sono i tuoi figli? Fatto. Ci sta guardando. Ci dai una risposta, per favore? No, preferisce dormire. Secondo me Vinci non vuole dircelo, perché pensa che vogliamo fare qualcosa di male ai suoi figli. Eh sì, anch'io lo penso. Mi è venuta un'idea. Quale? Vinci, e se entrassi io in questo buco? No. Oh, se entrassi potrei prendere un gattino. Tu sei impazzito, e se ti attaccassero? Non penso, sono gattini piccolini. Io entro, Vinci. Dammi buona fortuna e prendo anche un gattino carino. Ma anche col cagnolino? Sì, che fa? Pop è molto buono. Almeno prendo un gattino carino. Stai attento. Hai trovato qualcosa? Oh, che ansia. Chissà cosa si nasconde qui sotto. Vinci, sono qui dentro, ma non vedo nulla. Non vedi nulla? Fagli una foto allora! Perché non posso prenderli, se no la mamma mi aggredisce! Sì, hai ragione, non puoi prenderli. Fagli una foto! Se no me ne esco tutto graffiato! Oh no, ok, meglio di no. Mi avvicino ai gattini e ti faccio una foto! Gliel'ho fatto! Che ansia! Sto per uscire! Così vedrete tutti quanti i gattini! Oh sì, che ansia! Fra poco vedremo i gattini che hanno mangiato un'intera scatoletta. Sono stati velocissimi. Anto? Vinci! Qui su questo telefono ho la foto di gattini rarissimi. Dai, faccela vedere. Non è ancora il momento. E op, se ti sono piaciuti quei gattini, dammi un bacio. Me lo sta dando! Quei gattini sono troppo belli! Sì, sono piccoli come la mia mano! Non ho mai visto gattini così prima d'ora! Idem! Non ci crederai ai tuoi occhi appena vedrai la foto! Mi senti? Che carini, che carini! Sono piccolissimi, sono minion! Ok, adesso mostro la foto che ho scattato fra tre. E ti dico solo una cosa, ho visto anche un gattino rosa. Un gattino rosa? Eh sì, un vero e proprio gattino piccolino con il pelo rosa. E diavoletti, avete mai visto un gatto rosa in vita vostra? Neanch'io, ma lì dentro c'è un gatto rosa. Che ansia! Volete vedere prima la foto? Due, adesso giro il telefono. Dai. Uno. Ecco la foto che ho scattato sotto gli scogli. Questa era la mamma che stava dormendo e questi sono i suoi tre cuccioli. Guardate che carini. E notate qualcosa di strano? Io sì, questo gattino è rosa. Ha il pelo rosa. Guardate. Ha proprio delle sfumature tutte rosa. Eh sì, non avevamo mai visto un gattino rosa prima d'ora. E guarda questi altri due che carini, questo arancione e questo. Andiamo. Anch'io lo voglio vedere dal vivo. È bellissimo quando cammina, io l'ho visto. Oh no, voglio vederlo anch'io. Adesso te lo faccio vedere. Lo chiamo e magari esce. È tutto rosa, è bellissimo, vi scioccherete quando lo vedrete. Gattino?
Gattino rosa? Miau! Ho provato a fare il verso dei gatti, missione fallita. Vinci, questi gatti non usciranno mai. La mamma li controlla 24 ore su 24. E c'ha ragione, ha paura. Eh sì, perché potrebbero fargli veramente male. E potrebbero anche rubarlo. Un gattino rosa è molto raro. Ah, che c'è? Sento delle zampette. Oh mio Dio, non è che sta per uscire il gatto rosa? Le senti? Sì, le sento. Avvicinati. Sento proprio qualcuno camminare. Non è che stanno uscendo tutti i gattini? Vinci, che facciamo? Ma restiamo qui, aspettiamoli. E se la mamma ci aggredisse? Oh mio Dio, stanno uscendo diavoletti, li sentite? Li sento sempre più forte. Senti le loro zampine? Stanno uscendo. Oh mio Dio, che bello! Il gattino rosa sta camminando! Sta camminando proprio davanti a noi.